Ragazzi, sono il signor Arcarine e sono qui oggi, 26 aprile, per commentare la notte degli Oscar che abbiamo fatto insieme a Cine Frank in una live. Date un'occhiata sul suo canale. Benissimo, finalmente sono arrivati i verdetti e quindi diamo dei giudizi su questa notte degli Oscar. Prima di tutto, sarà molto negativa la mia recensione della notte degli Oscar, quindi cominciamo con le cose molto positive, va bene? Ovvero, come si è tenuta tutta la premiazione, bellissima, visivamente in televisione funzionava, nella saletta più piccola, ce la chiamo così, con anche una regia che valorizzava questi personaggi, che attori che chiamavano le nomination e i premi, che parlavano in camera con profondità di campo. Mi è piaciuto molto lo stile veloce, più o meno veloce, con cui hanno detto i premi, quindi su questo è da 10. Davvero mi è piaciuto tanto, ho apprezzato gli outfit delle attrici, ma dopo ne parlerò perché sono una delle co poche cose positive che ho visto questa sera. Andiamo a parlare, ma prima dei premi voglio commentare l'andamento, perché è la cosa più importante, secondo me, perché gli Oscar ci danno sempre un messaggio, è come una parabola, quindi dobbiamo capire che cosa ci hanno insegnato questa volta. Per me è un messaggio poco chiaro, come ho detto anche in live con Franco, qua faccio un discorso per spiegarlo meglio. Gli Oscar solitamente sono sempre stata manifestazione di un difendere i prodotti americani o comunque di chi ha lavorato in America rispetto agli altri paesi del mondo. Con Parasite e gli ultimi anni, con i Tre Amigos, Cuarón, Iñárritu, Del Toro, si era aperto a diversi autori nuovi che piano piano stavano entrando nel circolo, diciamo, dei premi. Poi con Parasite si è aperta la ferita, se vogliamo, e quindi abbiamo avuto tanti nuovi registi anche dall'Asia. Bene, quest'anno sono stati nominati film come Minari e tanti film inclusivi. Quindi si pensava che possiamo dire, si potesse premiare moltissimo quelli che non erano mai stati nominati prima, quindi quelle delle minoranze. Infatti era morto Bosman e quindi si è detto: beh, sicuramente daranno a Bosman il premio per miglior attore protagonista perché è schiattato. E invece no. Quindi l'Academy si contraddice perché premia dei film inclusivi come Una donna promettente, ma allo stesso tempo fa un passo indietro su altre categorie, e quindi questo dimostra la poca chiarezza che c'è fra di loro in una politica unita che è sempre stato a malincuore, o a ben vedere uno dei punti forti dell'Academy. Perché se noi andiamo a vedere i premi, notiamo come si passa dall'inclusività più ampie come Donna Promettente, Sound of Metal che vince il miglior montaggio senza una ragione. Abbiamo anche altri film come La Zhao che vince, forse giustamente nelle poche categorie che si dovevano dare, però comunque si fanno vincere film di un certo tipo, e quindi tu non comprendi la disparità di trattamento che questo porta, e uno si fa delle domande come me, siccome se uno studia gli Oscar capisce che da 2 anni a questa parte c'è stato un netto cambiamento che ha portato a riflettere su una situazione politica molto urgente. E gli Oscar si sono posti, secondo me, in maniera poco efficace perché hanno preso la via di mezzo. Infatti, non a caso, se notiamo, a parte Nomadland che ha preso 3 premi, la maggior parte dei film hanno preso tutti e 2 premi, tranne Minari. Tutti 2, 2, 2, 2, se andate a vedere. Quindi è significativo. Tutto ciò mi preoccupa molto perché se fino all'anno scorso avevo forse intuito uno schema, qua non lo so più. Quindi ogni anno è una sfida al lotto, ma non tanto per me perché devo indovinare, no, ma per capire il loro andamento nelle scelte che fanno, in modo tale che io possa anche percepire il clima politico, sociale e cinematografico che si sta sviluppando. E quindi l'Oscar è un perfetto termometro di quello che succede. Vabbè, andiamo nel dettaglio nei film, così ampliamo anche leggermente il discorso.
Ci farà compagnia un super gatto, così sta fermo e smette di rompere i maroni. Innanzitutto iniziamo dall'alto verso il basso. Vince miglior regia e miglior film Zhao con Nomadland. Se vogliamo, è forse uno dei premi più onesti, soprattutto la regia. Miglior film però puzza di furto a processo ai Chicago 7 che torna a casa con zero statuette e dopo ci torniamo. Se vogliamo, si è scongiurato la disfatta più totale perché poteva vincere un altro film, Mank, Judas, Donna Promettente, poteva vincere chiunque. Chi ha seguito la diretta live a un certo punto si è reso conto che poteva vincere chiunque in questo film. Quindi diciamo che i primi due premi per Nomadland sono anche corretti. Poi scendiamo, miglior attore protagonista, Hopkins. Non sono d'accordo, ma non è questo il punto. Secondo me qua è stato importante perché non darlo a Boseman ha sottolineato una nuova tendenza, una anche contraddizione all'interno della stessa Academy, come detto, perché solitamente chi schiatta e fa una bella interpretazione in un film poi lo vince. Però c'è anche da dire, alcuni hanno detto che, beh, ma il film Marenis Black Bottom non è stato nominato in altre categorie importanti, ma io vorrei ricordare che Heath Ledger per Dark Knight, non è che Dark Knight fosse candidato a miglior film, quindi il problema rimane. Poi, personalmente, Hopkins è stato bravo ma non bravissimo. Riz Ahmed è stato molto più bravo, secondo me. Gary Oldman inesistente. Anche Stephen Ewan è stato bravo, sarebbe stato forse eccessivo. Diciamo che Hopkins è un dispiacere, una delusione per me, ma relativa, perché comunque sta premiando qualcuno di importante e di bravo. Quindi, e mi ha stupito il fatto che io ho sempre lanciato una provocazione: nessun bianco vincerà caucasico un premio. Infatti, solo due in realtà hanno vinto, Non è che abbiano vinto chissà chi, però ci sono stati. Quindi, un'altra contraddizione, considerato che poi tutti gli altri attori solitamente sono orientali, donne o black. Quindi diciamo che il mio prospetto, il mio giudizio è stato in parte rispettato. Andiamo. Frances McDormand per Nomadland. Beh, che cosa dire? Qui complicata la categoria più delicata. Anche qua, al pari di Hopkins, mi ha molto stupito perché ha ribaltato tutte le varie ipotesi che c'erano prima. Perché con tanti artici black, Oscar deve uscire di nuovo, mi è rotto il cazzo. Quindi le nomination che era da Vanessa Kirby, Carey Mulligan, Andra Day, Viola Davis e Frances McDormand. Quindi tutte attrici che da un lato o dall'altro potevano acchiappare il premio perché hanno vinto diversi premi, tranne la Mulligan, e diciamo che la Mulligan andava sulla scia di una donna promettente, come nazifemminismo. Quindi poteva andare. Hanno premiato la McDormand, forse la più pulita a livello di interpretazione, e mi ha stupito molto. Forse per supportare i premi principali a Nomadland, questo non lo so. Però è interessante che un Viola Davis e Andra Day non abbiano poi rispettato quelli che erano le loro posizioni, secondo me, di vantaggio. Molto particolare. Miglior attore protagonista ovviamente andava a Kaluuya, quindi qua sono stati anche prevedibili, perché Kaluuya aveva vinto il Golden Globe a pari della Day nella categoria precedente, ma qui Kaluuya ha fatto un film di un certo tipo e quindi ho detto, ma ok, me l'aspettavo, anche perché gli altri onestamente non vedo questo fascino incredibile. Paul Rassi, bravo quanto vuoi, ma non ha quel peso politico, ecco, che un personaggio come Kaluuya avrebbe avuto. Lancio questa provocazione: se ci fosse stato un Anthony Hopkins anche in questa categoria, avrebbe vinto? Uno quindi bravo attore, magari un Morgan Freeman, attore non protagonista, non lo so, in un film impegnato. Chissà, sarebbe stato molto interessante vederlo. Miglior attrice non protagonista hanno premiato la Yeon Jong, quindi quella di Minari. Anche qua me l'aspettavo perché si stanno aprendo al mondo asiatico e quindi questi sono stati un po' predetti dalla maggior parte, anche perché le altre sono poca roba. Abba Canova, come direbbe John, Amanda Seyfried
non pervenuta, anche se ho temuto, perché l'Academy quest'anno ha fatto proprio il cazzo che voleva. La Colman che fa la Colman e Glenn Close, sì, forse Glenn Close, quindi stupisce che su 9 nomination non abbia vinto neanche una volta Glenn Close, però non è il primo caso, pensiamo a Leonardo DiCaprio. Ecco qua, sceneggiatura originale e non originale. Originale vince la Fennel, non originale vince The Father. Sulla Fennel ci andiamo dopo. Andiamo su The Father, perché onestamente fa La Tigre Bianca, Una Notte a Miami, Nomadland e Sacha Baron Cohen, che ha scritto Borat, seguito di film cinema, The Father è la peggiore. È proprio, però allo stesso tempo è la più adatta ad essere quel d'autore che acchiappa, perché è un film che vuole essere impegnato ma non troppo, un po' melodrammatico, un po' drammone, un po' surreale, con un bravo attore al centro, alla Joker, se vogliamo, che fa tutto lui. Quindi teoricamente ha anche senso dal punto di vista dell'Academy e da come ragionano. Però se andiamo a vedere è la meno valida. Nomadland, nonostante la pochezza, forse ha qualcosa in più nel creare la struttura di base, è un po' più accattivante, se vogliamo, e soprattutto con il finale. La Tigre Bianca e Quella Notte a Miami sono due gemme di sceneggiatura e sono contento per La Tigre Bianca che sia stata nominata. Sacha Baron Cohen, vabbè, mettiamola qui perché sì, ma ci andava quale storia del male, onestamente, o qualche altro film. Forse anche lo stesso Kaufman. Secondo me, visto anche L'Uomo Invisibile, ci poteva andare. Miglior film internazionale, un altro giro perché sì, nel senso che se tu vieni nominato miglior regia e hai Mikkelsen come protagonista e hai vinto anche all'estero, ok. Miglior film d'animazione, soprassediamo, Soul, perché sì, può essere interessante quanto vuoi, Walt Walkers come tratto che a me non convince, e avere una bella storia, ma non hai il potere Pixar di Soul. Onward poi è sulla scia di Soul, quindi non può vincere. Ok, miglior fotografia. Qua era uno sconto a due palesemente, Mank contro Nomadland, e secondo me Fincher ha vinto forse i premi più onesti, per considerato il mezzo passo falso di Fincher, se vogliamo. Quindi vince fotografia e poi scenografia. Quindi qua può andare bene, mi sta bene. Io avrei dato a Nomadland perché 55%, Nomadland 45 Fincher, secondo me, ok, ci può stare, ma se l'avesse dato a un qualunque altro, forse l'unico premio degno, e poi comunque Fincher di per sé non vince un cazzo lui, di persona personalmente, direbbe qualcuno. Miglior montaggio, Sound of Metal, qua non sono assolutamente d'accordo, considerato che c'era Il Processo ai Chicago 7, The Father, Donna Promettente, Nomadland. Escludendo Donna Promettente e Nomadland, comunque The Father e Processo ai Chicago 7 hanno degli ottimi montaggi. Almeno qua il processo, neanche qua. E poi parliamo della disfatta di Sorkin e dei suoi friends. Qua Sound of Metal vince perché sulla scia del sonoro, ma perché è uno dei film più inclusivi, ma è forse un po' più onesti, se vogliamo. Quindi non lo so. E qua l'ho vista come una forzatura, ve lo dico chiaramente, perché ormai da anni chi vince il sonoro vince anche il montaggio, eccetera. Quindi ormai sembra una dualità, una coppia che bisogna prendere insieme. E non sono d'accordo su questo tipo di trattamento di attaccare due premi. Miglior scenografia, Mank con altri candidati, Notizie dal mondo, Tenet, The Father, Marenis Black Bottom. Può andare sicuramente. Forse The Father ha una scenografia interessante, però avrei puntato su quella. Conoscendo l'Academy, mai stato premiato in un'altra categoria, quindi il senso del mio discorso era un po' quello: The Father deve vincere qualcosa, e non era in questo caso la parte migliore del film. Paradosso assoluto. Comunque ci può stare. Miglior costume e miglior trucco e acconciatura. Qua arriva un po' lo scandalo, secondo me, perché vince entrambe Marenis Black Bottom con delle ottime candidature avverse al film con Bosman. Emma deve vincere miglior costume, il film ha senso solo in quell'accezione. Eppure, sì, sono buoni in Marenis Black Bottom, però non puoi permetterti di dare a qualcun altro il premio. Magari anche Mank sarebbe andato bene, anche Mulan ha degli ottimi costumi. Vabbè, miglior trucco e acconciatura è ancora più assurdo. Considero Pinocchio, considerato
elegia americana, considerato lo stesso Mank, ma forse trucca acconciature già un po' più avvicinabile a una qualche plausibilità rispetto a questo. E ho il sospetto che questi due premi siano stati messi insieme per sopperire alla mancanza di Boseman. Va bene, mi riferisco speciale Tenet? Sì, ci può stare perché sono molto artigianale, un po' in CGI, un po' ok, può funzionare, anche perché gli altri non è che siano così eccezionali da mettere in ombra Tenet, che quasi dimostra nella sua pochezza perché vince un solo premio. Forse a Minari è l'unico che ha vinto un solo premio. Miglior colonna sonora, Soul, che fa l'accoppiata con miglior film animato. Va bene. Ci può stare, anche l'altra non valide, ma non c'è niente di male. Miglior canzone originale, io non ne capisco niente, però da quello che ho sentito c'erano delle canzoni molto interessanti. Io nella live ho votato per questa canzone perché mi sono detto: ma Giulia sembra che Messiah deve vincere qualcosa e rischia di vincere poco. Infatti ha vinto due cose, Kaluuya e questo qua. Quindi ho detto: va, ma guarda, forse anche il titolo, Fight for You, e il film è sui Black. Il titolo aiuta spesso nelle canzoni, davvero. Miglior sonoro, Sound of Metal, meritatissimo, una delle poche cose su cui non bisogna discutere. Miglior cortometraggio, non l'ho visto. Animato, l'ho visto. Se succede qualcosa vi voglio bene, l'avevo predetto, anche se io ho adorato La Tana. Detto questo, chiudiamo dicendo che è una tendenza di Oscar. Sarà molto interessante a livello sociologico, critico, cinematografico, che voglio vedere nei prossimi anni, perché dove vogliamo arrivare? Dando a una donna promettente di cui alla fine non ho parlato. Ecco, ne parlo qua. Secondo me il problema di dare un premio a miglior sceneggiatura rispetto ad altri è che con miglior sceneggiatura lanci un messaggio preciso. Perché se tu premi una donna promettente vuol dire che altri seguiranno a ruota dicendo: ma se ha vinto una donna promettente, allora lo posso fare anch'io, scrivere un film così. E io ho paura dell'effetto valanga, perché d'ora in poi potremo vedere 5, 10, 20 film nel 2022, o nel 2000, cioè nel 2021 per il 2022, con questo modo di scrivere molto becero che non fa riflettere lo spettatore, ma ti vuole lanciare un messaggio politico. E questo mi ricorda i tempi del fascismo e dei totalitarismi, dove i testi critici di cinema non considerano il cinema di quegli anni come qualcosa di studiabile nel dettaglio, perché è tutta propaganda. Ma è qua lo stesso, ragazzi. Cioè,